Sì, voglio ringraziare il Signore perché voglio proprio dichiarare questa parola connessione, perché oggi ho visto anche la trasmissione, quella delle ore 17, e dicevi, caro pastore Petrone, mettetevi in un luogo, in un posto dove avete una buona connessione. E questo vale per noi credenti, per tutta la Chiesa, affinché possiamo metterci sempre in un posto dove abbiamo una buona connessione. E quale posto migliore se non ai piedi del Signore? Se non ai piedi di Gesù? Penso che là noi abbiamo il massimo della ricezione, nell'umiltà e nell'intimità con il Signore Salvatore. Io voglio ringraziare il Signore perché ho avuto modo di ascoltare le predicazioni perché mi sento molto edificato, molto bene. Avevo bisogno prima di ricevere questo messaggio sia dal primo predicatore, pastore Samuele, poi anche Emanuele. E sono contento perché se non riceviamo non possiamo dare. E ringrazio il Signore e voglio continuare su questo filo perché abbiamo questo denominatore in comune che, proprio come abbiamo ascoltato la chiamata, si parlava della nostra, sì, anche della nostra generazione. E voglio parlare proprio che anche noi abbiamo davanti a noi qualcosa che parla di famiglia, della nostra stessa famiglia, che sono i nostri figli, e poi è anche la Chiesa che Dio ci dà grazia di curare la nostra progenie. Si parlava della nostra progenie, quanto è importante. E voglio portarvi subito alla parola che Dio ha messo nel mio cuore. Ho dato anch'io un titolo che è la lampada di Dio, la lampada di Dio. E parlerà di generazione, parlerà di figli, parlerà dei nostri figli naturali e anche spirituali, che i nostri figli naturali possono diventare prima di tutto loro figli spirituali e poi quelli che Dio metterà sul nostro cammino attraverso la predicazione, possiamo arrivare in ogni dove, in ogni luogo, per vedere ancora una nuova generazione propensa, proiettata verso la gloria di Dio e verso la salvezza delle anime che ancora stanno aspettando, come è stato detto largamente, abbondantemente, la manifestazione dei figlioli di Dio. Vogliamo prendere insieme come testo base e vogliamo andare in Prima Samuele, capitolo 3, dal primo versetto. Vogliamo leggere questa storia, questa bellissima storia che ci parlerà di figli, di generazione, ci parlerà di risveglio. E vogliamo iniziare e vogliamo leggere insieme al primo versetto da questo capitolo 3. Il piccolo Samuele serviva il Signore sotto gli occhi di Eli. La parola del Signore era rara a quei tempi, le visioni non erano frequenti. In quel medesimo tempo Eli, la cui vista cominciava a intorbidarsi e non gli consentiva di vedere, se ne stava un giorno coricato nel suo luogo consueto. La lampada di Dio, ripeto e voglio sottolineare, la lampada di Dio non era ancora spenta. E Samuele era coricato nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Poi potremmo continuare, ma vi voglio fermare qua. Poi vedremo qualcos'altro andando avanti in questa breve meditazione. E vogliamo proprio appunto vedere questo profeta Elia. Si era inceppato qualche cosa. Si era arrestato questo cammino che doveva portarlo a vedere maggiormente la gloria di Dio, ma qualche cosa, come ho detto, si era interrotto, si era fermato. Che cosa si era fermato? Cosa non ha funzionato con Elia? E vediamo un pochettino la sua vita, vediamo la sua condizione fisica che poi rappresenta anche la sua condizione spirituale. Perché Elia non poteva vedere la gloria di Dio?
Innanzitutto, come ho detto, vogliamo vedere questo Elia, come lui stava fisicamente. Abbiamo letto che ormai era vecchio e la sua vista venne meno. La sua vista si era indebolita, si era accorciata. Per questo poi leggiamo che le visioni non erano più frequenti, perché non c'era né vista fisica né vista spirituale. Qualcosa si era bloccato e poi vediamo anche il perché. Ma non soltanto la sua vista, ma era diventato anche pesante. Vediamo la vita di Elia negli ultimi tempi, se poi leggete tutto il capitolo, era quasi sempre seduto o coricato. Quindi era diventato pesante, la sua vita era diventata statica, non c'era più movimento, quindi l'opera di Dio si era quasi arrestata, non ci vedeva, era pesante e vediamo che le sue condizioni, ripeto, fisiche erano anche quelle spirituali. Poca vista, poca visione e poco movimento. Noi lo sappiamo che noi abbiamo anche un organismo che ha bisogno di movimento. Sappiamo tutti che fa bene camminare, fa bene fare attività fisica per quello che possiamo fare, ma anche una passeggiata alle volte non è da escludere. Forse quella passeggiata allunga la vita, perché avendo una vita sedentaria, mangiando e non muovendosi, sappiamo che tutto l'organismo viene danneggiato. Se non c'è un movimento, se non c'è attività, tutto questo danneggia. Ma questo vale anche per la vita spirituale. Se tu non hai un'attività spirituale, se tu non leggi la Bibbia, se tu non preghi il Signore, se tu non frequenti una comunità, se con quella comunità non c'è un esercizio a livello evangelistico, questo fa male non soltanto al corpo fisico, ma al corpo di Cristo. Perché noi siamo il corpo di Cristo e non possiamo permetterci, come Elia, di diventare un corpo che non ci vede, non ci sente, che non parla e non si muove. Noi siamo stati chiamati per rimanere nel movimento dello Spirito Santo. Dobbiamo continuare a camminare secondo lo Spirito e non secondo la carne. Perché se noi camminiamo secondo lo Spirito, non adempieremo le cose della carne, come lo specchio di Elia ci fa vedere. È lo specchio del camminare secondo la carne. Elia non ci vedeva, non ci sentiva, non camminava, era coricato, era seduto, era diventato pesante. E quando l'Evangelo diventa pesante è perché non c'è consacrazione, non c'è movimento dello Spirito. Diventa apatico, diventa noioso e quindi tu non hai più voglia di ascoltare. Io, ripeto, mi sono rinfrancato ascoltando le prime due predicazioni. È stato qualcosa di eccezionale, qualcosa di meraviglioso, qualcosa che ti spinge, ti incoraggia, ti stimola. Non sono state pesanti i predicatori, ma sono state proprio guidate dallo Spirito Santo. Un altro particolare di questo Eli era qualcosa che ci fa intravedere la famiglia. La famiglia di Eli non andava bene, i suoi figli andavano malissimo. C'era qualcosa che ci parla di indisciplinati. I figli di Eli erano indisciplinati. Come ha detto Emanuele prima di me, Dio non è un Dio di disordine, Dio è un Dio di ordine. E se noi, servi di Dio, non siamo capaci a curare la nostra casa, a mandare avanti la nostra famiglia, come ci prenderemo della casa di Dio, della famiglia di Dio, del corpo di Cristo? Quindi Dio aveva deciso di toglierlo.
di sostituirlo, non andava più bene. I suoi figli facevano quello che volevano, erano senza freno, facevano cose ignobili, cose che neanche stiamo qua a raccontare. Elia, ripeto, la sua condizione fisica rispecchiava la sua condizione spirituale. Non ci possiamo permettere, Dio non si può permettere, perché, come è stato detto, siamo agli ultimi tempi, siamo allo sprint finale e quindi ci sono ancora tante cose da fare, tante anime da raggiungere. E proprio per questo, infatti, dice che negli ultimi tempi, questi tempi in cui ci troviamo, dice che proprio l'amore si raffredderà. Io voglio prendere Matteo capitolo 10, versetto 37, per farvi comprendere che quel tempo di Eli, ora lo stiamo vivendo noi. È un tempo che ci parla che dobbiamo tralasciare le nostre cose. Anche i nostri figli dobbiamo metterli da parte. Quando si tratta di Dio, dobbiamo mettere tutto da parte. Dice chi ama, Matteo capitolo 10, versetto 37, dice chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Questo era successo proprio a questo profeta Eli. Aveva messo i suoi figli davanti a Dio, aveva messo la sua famiglia davanti al regno di Dio, all'avanzamento del regno di Dio. La sua famiglia era diventata più importante che Dio stesso. Infatti poi leggiamo insieme che non ci fu più la correzione. Quando Samuele ebbe poi la visione di Dio e Samuele deve riportare tutto a Eli, la punizione che gli spettava e che doveva subire, anche là Eli fa un altro errore. Vediamolo insieme, sempre in Prima Samuele, capitolo 3, versetto 18. Guardiamo la risposta di Eli a Dio stesso, a quella visione che gli viene mandata tramite Samuele. Leggiamo insieme. Alleluia. Chiedo alla regia di proiettarlo e leggere insieme. Samuele allora gli raccontò tutto senza nascondergli nulla. Allora Eli disse: egli è il Signore, faccia quello che gli pare bene. Questo è forse quello che mi fa arrabbiare di più. Perché Eli non soltanto non ci vedeva, era diventato pesante, non ci sentiva, ma non riesce neanche a capire che Dio gli stava dicendo: ascolta, ti do un'altra possibilità. Metti a posto la casa tua, riprendi i tuoi figli. Invece di dire: Signore, Padre Eterno, oh Dio mio, grazie che mi stai parlando e mi stai dando un'altra possibilità di tornare indietro dai miei passi e rimettere a posto la mia famiglia prima che sia troppo tardi, invece di vedere un ravvedimento sincero, invece di vedere un pentimento di cuore, invece di cambiare rotta, invece di fare qualche cosa inerente alla sua vita spirituale che poteva comportare nel bene anche i suoi figli, lui dice: e Dio faccia quello che vuole, in poche parole non mi interessa. Non ha visto l'amore di Dio, non ha visto la compassione del Signore che lo stava portando indietro a ritornare a consacrarsi, a smaltire quella pesantezza, a chiedere al Signore quel collirio spirituale meraviglioso affinché potesse di nuovo vedere, intravedere la volontà e la gloria di Dio. Un fallimento totale. E Dio rimane forse a guardare? Dio forse è rimasto indifferente? Perché c'era ancora qualcosa da fare con il suo popolo. C'era da portare avanti il suo popolo. E quando uno fallisce,
Dio ha preparato già un altro. Se tu stai a casa, se la tua chiesa si ferma, ricordiamoci, Dio non si ferma. Dio non si può fermare, perché Lui opera, perché Lui ha sempre operato. E Gesù l'ha detto, come opera il Padre mio, così opero io, e così sono i figli di Dio. I figli di Dio vanno avanti, e se uno si ferma, l'altro prosegue come la staffetta. Ma noi vogliamo essere come l'Apostolo Paolo e vogliamo dire, noi non ci fermeremo, noi andremo avanti. Alleluia, gloria a Dio. E grazie a Dio anche oggi è così. Se qualcuno si ferma, se qualcuno si è fermato, Dio non si ferma, perché tutto cambia. Sapete perché? Perché abbiamo letto quel meraviglioso versetto 3 e ritorniamo al titolo di questo messaggio. Dice ancora così, la lampada di Dio. Vogliamo leggerlo? Prego la regia di proiettare questo versetto, che siamo alla svolta. Vogliamo ora cambiare rotta e vedere la gloria di Dio. Dice, la lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio del Signore dove si trovava l'arca di Dio. La lampada di Dio non era ancora spenta. Sì, proiettiamolo. Facciamolo leggere, vogliamo leggerlo insieme. La lampada di Dio non era ancora spenta. Diciamolo insieme, nonostante tanti si sono fermati, nonostante tanti si sono arresi, nonostante tanti hanno messo figli, ricchezze e tant'altro davanti a Dio, la lampada di Dio non si era ancora spenta. E ancora oggi la lampada di Dio non si è spenta. Perché c'è qualcuno che sembra che è coricato, ma che oggi deve essere svegliato. Io credo fermamente, dopo i messaggi che ho sentito dai predicatori, da questi miei conservi che mi hanno preceduto, che Dio ha una parola che sta comunicando. Dio ti sta dicendo, la lampada, la mia lampada è ancora accesa. E se qualcuno si è fermato, io sto svegliando qualcun altro. Ci sono tanti Samueli che sono messi in stand-by, che magari sono in un posto o nell'altro, che Dio sta chiamando, come il pastore Petrone ha fatto con Emanuele poco fa. Dio ha altri servi che sta svegliando, che sta chiamando, e ritorniamo alla chiamata. Dio sta chiamando. Ancora questa sera, questo messaggio è per te, perché Dio ti sta chiamando personalmente, individualmente. Qualcuno si è fermato? Non ti preoccupare, Dio sta chiamando te. Dio ti sta chiamando perché la lampada è ancora accesa. La lampada ci parla di candelabro e il candelabro ci parla di oro e oro ci parla di gloria. E noi vogliamo insieme vedere la gloria di Dio. Vogliamo ancora vedere la sua grazia. Vogliamo vedere ancora la sua potenza. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi in eterno, e Lui ancora sta chiamando la sua Chiesa, sta chiamando i suoi servi, sta chiamando i suoi figli, sta chiamando ancora a una svolta grande, potente e meravigliosa. Alzati, Dio ti sta chiamando, se mi stai ascoltando, se questo messaggio sta arrivando per mezzo dello Spirito Santo, tu che sei là seduto e che stai dicendo, ma non c'è più la gloria di Dio, Dio sta chiamando proprio te, alzati, perché la vedrai attraverso un ministerio che Dio ti vuole dare. Alleluia, non è finita, niente è finito, anzi tutto sta per iniziare, non è finita. Perché noi vedremo ancora la gloria di Dio. L'Evangelo deve essere ancora predicato. L'Evangelo deve essere ancora proclamato. L'Evangelo deve essere ancora esaltato nel nome di Gesù Cristo per la potenza dello Spirito Santo. Dio ti sta chiamando. Alzati. Svegliati. E digli, Signore, eccomi. Sono qui. Questa parola è per me. Come abbiamo ascoltato, io sigillo questa parola nel mio cuore. Tutte le profezie, tutte le promesse che Dio ti ha fatto,
si stanno per compiere, si stanno avverando. Credici, ricevi questa parola. Samuele si svegliò e Samuele divenne un uomo di Dio. Dice che nessuna delle sue parole cadde a terra. Nessuna delle parole che noi pronunciavamo nel nome di Dio cadevano a terra. Ristabilì il culto, ristabilì la consacrazione. Nel nome di Gesù Cristo ci fu un risveglio e il risveglio ci sarà, perché la lampada di Dio non si è ancora spenta. Alleluia! La lampada di Dio sta illuminando ancora questo mondo. Questa lampada di Dio vuole risvegliare ancora tutti coloro che dormono. Nel nome di Gesù Cristo. Candelabro d'oro puro che ci parla della gloria di Dio, ci parla di Cristo e della sua Chiesa risvegliata che vuole ancora trovare il riscatto, salvando le anime da questo modo vano di vivere. Alleluia, gloria a Dio. Sì, è vero che in quel tempo la parola era rara, ma questo programma è la dimostrazione che così non sarà mai più. La parola possa essere veramente predicata abbondantemente, che quella parola possa essere predicata, gloria a Dio, senza fermarci, senza stancarci. Vogliamo vedere ancora la sua grazia, vogliamo vedere ancora le sue compassioni, vogliamo ancora realizzare quel versetto in Colossesi, capitolo 3, versetto 16, che è così meraviglioso. Guardate, questa è la parola. Questo è quello che vogliamo, questo è il messaggio che i veri credenti, i veri servi di Dio si stanno aspettando. Non Eli, ma Samuele. E dice, la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, istruendovi, esortandovi gli uni e gli altri con sapienza, cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Gloria a Dio! La parola non deve essere rara, la parola non deve essere una volta qua, una volta là. No, la parola di Dio deve essere abbondante, piena, scossa e traboccante in ogni vita, in ogni credente. Ascoltate, ascoltate parole di vita, ascoltate i predicatori, ricevete la parola, riempite i vostri cuori della parola, non di chiacchiere, ma la parola di Dio che è stabile in eterno e che può portarvi alla salvezza e alla vita eterna. Raccontate ai vostri figli della parola di Dio, predicate l'Evangelo ai vostri vicini, predicate l'Evangelo ai vostri parenti, predicate la parola di Dio giorno e notte, predicate la parola di Dio ai vostri colleghi di lavoro, predicate l'Evangelo quando fate attività sportiva, andate per le piazze, raccontate chi è Gesù e quello che ancora oggi vuole fare, salvare, liberare, guarire e battezzare nella potenza e nel fuoco dello Spirito Santo. Gloria a Dio! La lampada di Dio è ancora accesa. La lampada di Dio sta illuminando ancora il mondo. Facciamo entrare questa luce in ogni casa, in ogni mente, in ogni cuore, affinché le tenebre possano essere dissipate, affinché le tenebre possano essere spezzate via nel nome di Gesù Cristo. Regni la luce, regni Cristo, regni il Signore, regni lo Spirito Santo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria al nome del Signore. La lampada di Dio non è ancora spenta e vogliamo pregare insieme, vogliamo pregare con i miei conservi, perché questa parola oggi ti è arrivata abbondantemente. Questa parola è arrivata in ogni casa, in ogni angolo di questo globo. Là la luce sta ancora illuminando, la luce sta ancora riscaldando, la luce, questa luce che viene dal cielo, che è la lampada non di un uomo, ma la lampada di Dio. Sta arrivando al tuo cuore. Lascia entrare il Re di Gloria. Lascia entrare il Re di Gloria. Lasciati inondare della luce di Cristo. Lasciati inondare dalla parola di Dio. Lasciati inondare dallo Spirito Santo. Ricevi ancora, ricevi. E tu che sei là, che stai aspettando,
Questo è il momento, oggi è il tempo in cui la chiamata di Dio ancora ti sta venendo incontro. Ricevila e per quella chiamata servilo giorno e notte. Alleluia. Non stare coricato, non stare con gli occhi chiusi, non diventare pesante, ma leggero nello spirito, con la visione di Cristo che vede ogni cosa e che vedrà la gloria di Dio. Grazie Padre ancora per i miei concerti, grazie per questo programma, grazie per ognuno che ha ascoltato e che ancora ascolterà questa trasmissione. Signore, chiama all'appello altri Samuele, chiama ancora altri ministri, giovani, anziani, meno anziani. Signore, chiama coloro che sono in ascolto, sono in connessione, benedetto, coloro che stanno aspettando. Signore, arriva con potenza e Signore, risollevali da ogni situazione. Per i nostri figli, Signore, che i nostri figli possono diventare servi di Dio. Signore, non ci interessa se i nostri figli diventano avvocati, dottori, ingegneri. Ben venga, ma il nostro sogno più grande, il nostro desiderio supremo è quello che possono diventare i tuoi servi, che ti servono giorno e notte e possono, alleluia, prendere in mano il testimone per proseguire il cammino, Signore, della fede e della consacrazione. Padre, nel nome di Gesù Cristo, benedetto e glorificato in eterno. Amen.